Bene, grazie per questa introduzione, molto bella, e buonasera a tutti. Eh, sì, parliamo di Homo, ma cominciamo, per così dire, quasi, dal, almeno dal mio punto di vista, dalla fine della storia. La fine della storia, per così dire, per un paleoantropologo, è con la comparsa della nostra specie. Non è l'inizio della storia, è la fine. Quando compare Homo sapiens, mh, è per così dire, i giochi sono fatti. Cioè è comparsa sulla Terra una creatura, bipede con le mani abili e con un grande cervello accolto in un cranio rotondo, che è capace di impossessarsi del pianeta. Nel giro di 200.000 anni circa, eh, questa specie si diffonde sull'intero pianeta, in, su tutte le terre emerse, possiamo dire, e, e lo fa, eh, come vedremo, in tempi anche abbastanza rapidi, tanto da portarci poi ai tempi nostri, quando questa tendenza a diffondersi, a muoversi sul pianeta è diventata esponenziale e anche il numero di, di questi scimmioni di grossa taglia che siamo è diventato sovrabbondante rispetto alla capacità del pianeta di sopportare eh, una simile presenza anche piuttosto ingombrante. E noi tutta questa storia la ricostruiamo, ecco questa immagine qui è abbastanza evocativa del fatto che noi tutto ciò lo ricostruiamo sulla base di ossa rotte, <ride> i fossili, ossa frammentarie spesso, ma un po' con il mestiere di Sherlock Holmes queste ossa diventano qualcosa che parla, che ci racconta delle storie, ci descrive, anche se a volte in frammenti, anche se a volte disperse nello spazio e in tempi vastissimi. Però ci raccontano molto del, del nostro passato. In queste ricostruzioni, ovviamente, c'entra molto anche la geografia, la geografia di tempi remoti, del Pleistocene, quando le terre emerse non necessariamente erano come sono adesso. Ad esempio, non so, nell'ultimo milione di anni le successive glaciazioni hanno cambiato un po' la, la, la topografia delle terre emerse. Eh, anche il clima. Ovviamente non è stato sempre lo stesso, mutevole. Appunto, abbiamo parlato appena adesso di glaciazioni, ma ci sono state anche fasi più calde di oggi. E, e tutto questo in tempi relativamente brevi, abbiamo detto l'ultimo milione di anni. In realtà la storia va ancora più indietro per alcuni milioni di anni. Ma poi in questi anni, ultimi, diciamo gli ultimi vent'anni grosso modo, Abbiamo imparato anche a estrarre il DNA da queste ossa frammentarie e, e in questo senso è evocativa, insomma, quella, quella, quel modello di, 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 di doppia elica che ci dice quanto appunto il, quella che si chiama adesso paleogenomica eh, sia diventata una componente essenziale della ricerca sul nostro passato e non solo sul nostro passato, a tal punto che su, lavorando sui fossili, quindi con, la, con le tecniche della morfologia, utilizzando il DNA, tenendo conto degli scenari ambientali, del clima, noi siamo in grado di ricostruire anche un po' come erano fatti questi nostri antenati. Quella che vedete alle mie spalle in alto. Non è una foto di una creatura vivente, ma è la foto di un modello in silicone fatto da due paleo artisti olandesi più bravi al mondo. E quella faccia che avete davanti agli occhi è ciò che loro hanno ricostruito come un, una donna di Neanderthal, quindi non, non Homo sapiens, una specie estinta, che, di cui sappiamo che colore poteva avere dei capelli come era la forma del volto, eh, la pelle come poteva sembrare eh, e tante altre caratteristiche che otteniamo mettendo insieme questi elementi del puzzle, la morfologia, il DNA, la geografia, il clima, tutta una serie di eh, dati che alla fine devono concorrere a un disegno unitario, a una ricostruzione eh, coerente di fenomeni che nessuno ha mai visto. Di storie che nessuno ha mai visto, ma che siamo in grado di raccontare con i dati della scienza. Quindi è una sorta di racconto delle origini, quello della paleantropologia, che però non è basata sulla fantasia o sui miti, ma è basato su dati scientifici concreti. Questo cerchietto che vedete sul corno d'Africa rappresenta poi eh, l'area geografica nella quale mh, riteniamo, almeno alcuni di noi, io per esempio, eh, riteniamo che sia comparsa la specie Homo sapiens. Ci sono altri miei colleghi che oggi propendono per un'ipotesi cosiddetta panafricana delle origini di Homo sapiens, ma eh, io credo che il momento chiave mh, sia stato quello in cui alcune caratteristiche fondamentali della nostra specie si sono instaurate e questo è avvenuto, ce lo dicono i fossili, eh, in quell'area cerchiata, mh, diciamo in Etiopia, grosso modo, eh, intorno a una data che è stata menzionata poco fa mh, da chi ha introdotto questa conferenza, cioè 200.000 anni fa, un tempo difficile da percepire, credo, mh, è, è tanto e poco. Vi ho detto che la storia di cui parleremo stasera è una storia che dura milioni di anni, quindi 200.000 è il 20% dell'ultimo milione, una parte modesta. Però se lo confrontate invece con i tempi storici, 200.000 è un'infinità di tempo. 200.000 vuol dire 2.000 secoli. 200.000 anni fa in una popolazione africana succede qualcosa dal punto di vista genetico che eh, cambia un po' tutto, nel senso che si imposta una morfologia che è quella che vedete in questo cranio che appunto viene proprio dall'Etiopia e ha un po' meno di 200.000 anni, una morfologia che è quella di una creatura, abbiamo detto, bipede, con le mani abili, con un grande cervello, ma soprattutto con un cranio rotondo. E questo cranio rotondo non è un dettaglio estetico, diciamo così, ma è qualcosa che ha a che fare con i tempi di accrescimento e sviluppo, che ha a che fare con le capacità di apprendimento, che ha a che fare con la dislocazione dei centri nervosi legati alle associazioni e all'apprendimento stesso. Insomma, è qualcosa che ci ha fatto quello che siamo, non una delle tante specie di Homo. Ma quella che qualcuno ha chiamato la specie letta Homo Sapiens. E Homo Sapiens, a partire da questi 200.000 anni, vedete qui c'è una notazione tecnica, insomma, quel K sta per 1000 anni fa, ovviamente. Vedete come riusciamo a seguire, adesso questo è un iperschema. Riusciamo a seguire la diffusione poi geografica della specie. È stata una diffusione piuttosto rapida una volta che siamo usciti dall'Africa. Ma se guardate quei numeri, vedete subito che i primi che si affacciano fuori dall'Africa, almeno in base ai principali eh, dati che abbiamo a disposizione oggi, i primi, le prime popolazioni di Homo sapiens che si affacciano fuori dall'Africa eh, lo fanno intorno a 100.000 anni fa. Questo, questo che vuol dire? Vuol dire che per metà... Di tutta la storia della specie, siamo stati una specie esclusivamente africana. Per metà della nostra vita, come specie, siamo stati in Africa, ci siamo diffusi dal Corno d'Africa in altre parti dell'Africa. E poi, solo scoccata la metà di tutto il tempo che è esistito Homo sapiens, abbiamo cominciato a tracimare fuori dal continente africano. Da quella strettoia geografica che è rappresentata dal Sinei, eh, forse anche un po' più a sud da, dallo stretto di Hormuz, Babel Bandab, cioè c'è cioè una, cioè una traiettoria meridionale più costiera forse di diffusione. Fatto sta che Homo sapiens, a partire da almeno 100.000 anni e poi con più veemenza intorno ai 60.000 anni, si diffonde geograficamente al di fuori dell'Africa e colonizza con relativa rapidità tutta l'Eurasia, anche l'Australia e poi, passando da Bering, arriva anche nelle Americhe, dove nessuna forma umana, almeno a quanto ne sappiamo oggi, era mai stata. Ci sono state forme umane precedenti, adesso lo vedremo, eh, per due milioni di anni, ma nessuna di loro era mai arrivata al di là dello stretto di Bering. Nessuna di loro era mai arrivata al di là della linea di Wallace, che è una linea ideale, biogeografica, che separa il continente asiatico dall'Australia. La linea di Wallace è quella barriera geografica che ha fatto sì che per 200 milioni di anni in Australia rimanessero i marsupiali, mentre nel resto del pianeta si affermavano i placentati. Eh, se non ci fosse la linea di Wallace, eh, non ci sarebbero più i, mars i marsupiali, perché i placentati sono più efficienti dal punto di vista biologico adattativo. E per dirvi che la separazione geografica, che è una separazione marina eh, tra l'Asia la zolla asiatica e la zolla dell'australia è una barriera talmente potente e ciò nonostante gli umani di questa fase cioè homo sapiens sono stati in grado di superarla homo sapiens è la prima forma umana che è capace di navigare cioè di navigare insomma, zatter in piccole imbarcazioni che però consentono di attraversare quei bracci di mare che nessun'altra forma umana precedente per due milioni di anni era mai riuscito a fare. Quindi, questo ci dice che Homo Sapiens era qualcosa di diverso, era una forma umana, come altre forme umane c'erano state, ma una forma umana speciale. E, e che sia speciale lo ha dimostrato anche quando, non so, per esempio, è arrivato in Europa, ha cominciato a rappresentare il mondo naturale che aveva intorno a sé attraverso quelle forme strabilianti di arte rupestre che si trovano nell'area franco-cantabrica, le grotte di Altamira, di Lascaux, eh, Chauvet, sono dei posti formidabili in cui eh, si hanno queste rappresentazioni artistiche incredibili, incredibili perché non sono state prodotte da artisti che passavano tutta la, la loro vita nella bottega del Verrocchio, come, come Leonardo da Vinci, ma... Eh, sono fatte da artisti del paleolitico, cioè, eh, eh, creature umane che vivevano nell'età della pietra, eh, cacciando gli animali, eppure nelle grotte riuscivano a rappresentare il mondo intorno a sé con questa efficacia narrativa addirittura, perché ci sono delle scene di questi animali che sembra di vederli correre, hanno una tridimensionalità sembrano veramente opere di alta capacità pittorica, eppure li fecero uomini del Paleolitico, gli stessi uomini che producevano, guardate lì in alto a destra, quelle statuette con abbondanti segnali di fertilità, di opulenza dal punto di vista biologico. Eh, che vengono chiamate le veneri paleolitiche. Ce ne sono tante di veneri paleolitiche. Quella lì è, è la Venere di Willendorf eh, in Austria, ma ce ne sono veramente tante soprattutto eh, nel continente europeo. E gli uomini quindi si diffondono geograficamente portando eh, in giro per il pianeta le loro caratteristiche biologiche, quelle caratteristiche da primate, nelle mani. La vista stereoscopica, quelle caratteristiche da ominide, come diciamo noi, cioè il bipedismo per esempio, ma anche portando con sé questo grande cervello che nel frattempo era cresciuto, questa testa rotonda nel quale è accolto e questa capacità di non solo mh, affermarsi, eh, ri, non so come dire, eh, nel confronto con la natura ma anche di affermarsi nel confronto con se stesso, con le proprie stesse idee, con questa, questo mondo di simboli che eh, proprio scaturisce da, da questa testa grande e rotonda. E quindi porta con sé una variabilità che è biologica e diventa sempre più diversificata. Ma che è anche una variabilità culturale. Le popolazioni umane da questo momento in poi si adattano agli ambienti, acquisiscono caratteristiche leggermente diverse. Eh, il colore della pelle, le de, de proporzioni corporee, altre caratteristiche so, noi sappiamo essere legate ai raggi ultravioletti piuttosto che a, alle temperature, no? Ma soprattutto le popolazioni umane si differenziano per culture. Eh, questa grande diaspora planetaria in una prima fase, soprattutto nel Paleolitico, comporta una tendenza a localizzare le caratteristiche. Ma il Paleolitico passa presto e passa anche forse perché gli uomini cominciano a diventare un po' troppi per sopravvivere di sola caccia e raccolta, che era la strategia tipica de degli uomini del Paleolitico e la densità di popolazione cominciano a essere un po' troppo esuberanti rispetto alla eh, portata, diciamo così, la capacità eh, di sopportare la presenza di questi uomini che vivono di caccia e raccolta. E gli uomini a un certo punto inventano altre strategie di sopravvivenza, sapete, intorno a 5.000 anni fa siamo arrivati a, vedete, queste sono tutte cifre a tre cifre o a due cifre. 5.000 è una cifra. Siamo proprio vicini a noi, eppure sono 5.000 anni, 50 secoli. Bene, intorno a quell'epoca lì o anche un po' prima, diciamo anche 10.000 anni fa l'uomo cambia strategia molte popolazioni umane diventano agricoltori produttori di cibo no? si passa dalla caccia e raccolta alla produzione del cibo e questo cambia completamente i rapporti degli uomini con la natura e gli uomini smettono di essere nomadi cominciano a diventare stanziali ma comunque continuano a migrare perché poi si spostano perché c'è diversità tra nomadismo e migrazioni il nomadismo di solito almeno in una certa accezione è muoversi nell'ambiente con un ciclo annuale. I cacciatori raccoglitori sono tipicamente nomadi in questo senso. C'è la stagione dove vanno in una zona dove trovano più cibo e l'altra stagione dove magari fa freddo. Per esempio i Neanderthal. I Neanderthal erano dei cacciatori raccoglitori, parliamo di un'altra specie, ma comunque insomma, molto vicini a noi. E loro sappiamo che dai siti proprio, per esempio, non so, io adesso abbastanza familiarità con alcuni siti del lazio io sono di roma e abbiamo scavato per molti anni al monte circeo che è un promontorio a un centinaio di chilometri a sud di roma e da tutti i dati che abbiamo raccolto in quelle grotte le faune e altri elementi ci hanno guidato a pensare che loro frequentassero le grotte del circeo cioè una zona costiera soltanto d'inverno mentre quando faceva più caldo si spostavano nell'interno e magari andavano verso l'Appennino. E quindi ogni anno facevano questo giro, e questo è tipico dei cacciatori-raccoglitori. Altra cosa sono le migrazioni, cioè la tendenza degli uomini comunque a diffondersi geograficamente, e spesso sono delle grandi migrazioni. Di grandi migrazioni ne vediamo tutte le sere al telegiornale, cioè questi grandi spostamenti di. Di uomini che eh, certo nessun ministro degli esteri vorrà, o degli interni, peggio, potrà affermare, eh, è un fenomeno che va capito perché possa essere gestito e controllato. Ma grandi migrazioni ne abbiamo vissute in passato, pensate alle invasioni barbariche: le invasioni barbariche alla fine del, della caduta dell'Impero Romano, altro non sono state che delle straordinarie migrazioni, non venivano dal sud, venivano dall'est ma insomma sempre migrazioni erano. Quella che avete davanti agli occhi in realtà non è né un nomadismo né una migrazione, ma è una diffusione geografica, è una sommatoria di migrazioni. Qua è un'intera specie nuova, Homo sapiens, che si diffonde geograficamente. Sotto ci sono tante piccole migrazioni di popolazioni nomadi. Ma il fenomeno in generale è l'espansione di areale di una specie. C'è cioè una specie che ha un areale, areale è il termine tecnico per indicare l'area geografica dove vive una specie, che si espande sempre di più, a macchia d'olio, come veramente una goccia di olio che cade sulla tovaglia e che si dirama su tutte le trame del, del, del tessuto della tovaglia stessa. Ovviamente sembra una migrazione perché segue delle traiettorie geograficamente possibili. Non avevano capacità di mh, navigare so, l'oceano indiano e quindi si diffondono lungo la valle del Nilo, poi passano da Suez, eh, da, sì, sì, da, da quello che oggi è lo stretto di Suez, eh, e poi scivolano giù giù lungo eh, le pianure meridionali del continente asiatico. Insomma, è una storia che sembra essere una migrazione, ma in realtà dietro ci sono generazioni, generazioni e generazioni. E soprattutto un'espansione progressiva dell'areale di una specie. Ora, mh, questa è un po' detta molto in breve la storia della nostra specie, ma ci si può domandare come siamo arrivati fin qui. Cioè, come siamo arrivati a identificare una specie particolare, bipede, con le mani abili, col grande cervello, a costo di una testa rotonda, capace di emanare un mondo di simboli. Qu questi simboli, tra l'altro eh, l'arte rupestre, le veneri paleolitiche, eh, sono probabilmente eh, gemelli di un'altra cosa che questi uomini fanno, parlano. C'è una capacità eh, di eh, socialità diciamo tra questi uomini che probabilmente è arrivata a dei modelli che sono i nostri. Ovviamente se voi guardate questa immagine non vi riconoscete, insomma noi abbiamo altro tipo di abito addosso, insomma, no? e non viviamo in una foresta, in un, in un ambiente... Ma, ma se, se guardate poi bene, in realtà i loro volti, le loro espressioni, gli oggetti che hanno tra le mani sono di fatto l'embrione di quella che è la nostra base. Culturale. Cioè un mondo fatto di capacità di eh, vicariare alcuni limiti biologici che abbiamo. Fa freddo? Non c'è problema, mi copro o accendo un fuoco. E questa è una capacità tutta culturale dell'uomo di sopravvivere all'ambiente. Ma poi in più c'è quella collana, lì che, o anche i copricapi, che vedete in alcuni di loro, che ci dicono che qui c'è anche un mondo che va al di là, degli espedienti per sopravvivere, è un mondo fatto di idee, simboli e questo è il mondo di Homo sapiens. Ma ne sappiamo molto di più, tutto quello che vi ho così riassunto in poche parole adesso ha a che fare, non so se si vede la freccia o se questo è un punto... sì. Tutto quello che vi ho raccontato ha a che fare con questa barretta qui su in alto nel grafico. Se guardate questa scala del tempo sulla sinistra, vedete che quelli sono milioni di anni. Questo è l'ultimo milione di anni dal presente. E questi, la base di questa barretta dove c'è scritto Homo sapiens, sono circa 200.000 anni. I famosi 200.000 anni fa in Africa da cui compare la specie e poi si diffonde e tutte le altre storie di cui abbiamo brevemente detto poco fa. Ma vedete che ne sappiamo molto di più. <ride> C'è una storia dietro, complessa, che è quella che ci porta indietro nei milioni di anni e che possiamo oggi descrivere fino a ricongiungerci con quelli che sono i nostri parenti più stretti viventi. Cioè, se noi scendiamo qua nel tempo, e questa specie di sequenza di antenati, arriviamo da queste parti, intorno a 5, 6, 7 milioni di anni fa, in cui è, è avvenuto un fenomeno fondamentale nella nostra storia, che è stata la separazione evolutiva tra questa storia, la nostra, e gli scimpanzé. Voi sapete, credo tutti, che. Eh, se c'è una creatura al mondo con cui condividiamo una grandissima quantità di materiale genetico sono proprio gli scimpanzé. Gli scimpanzé non sono la scimmia o le scimmie, ci sono 400 specie viventi di scimmie. Una è Homo sapiens, un'altra è Pan Troglodites, un'altra ancora è Pan Paniscus, 3 su, 200, su 400 e queste 3 sono l'uomo. E le due specie di scimpanzé, Pantroclodites e Pampaniscus, due specie che vivono in Africa e sono separate tra loro dal fiume Congo. Ora, con gli scimpanzé noi abbiamo molte affinità, non a caso vengono chiamate scimmie antropomorfe, da sempre, cioè, sono le scimmie più simili all'uomo. Non ci sono solo gli scimpanzé, ci sono anche i gorilla, ci sono gli orangutang nelle scimmie antropomorfe, anche i gibboni sono scimmie antropomorfe, anche se più piccole. Ora, queste scimmie antropomorfe, e in particolare gli scimpanzé, hanno con noi in comune molte caratteristiche, che adesso non elenchiamo, ma una per tutte è quella che abbiamo compreso meglio soltanto negli ultimi decenni, diciamo grosso modo, intorno agli anni 80 del secolo scorso, abbiamo capito che gli scimpanzé condividono con noi quasi il 99% del genoma. Cioè se voi prendete una vostra cellula, tirate fuori il DNA e lo leggete base azotata per base azotata, lo decifrate, lo sequenziate, come si dice, e poi fate la stessa operazione con uno scimpanzé, scoprite che le lettere con, di questo alfabeto del DNA sono identiche tra le due catene per il 98,5%. Sapete che c'è un americano che ha scritto un libro che si chiama Il terzo scimpanzé. Siamo noi il terzo scimpanzé: Pan paniscus, pan troglodites e pan sapiens, potremmo dire. Oppure altri hanno proposto Homo sapiens, Homo paniscus e Homo troglodites. Proprio per sottolineare questa grandissima affinità genetica che c'è tra noi e gli scimpanzé. Ma c'è anche un altro, sempre americano, eh, che ha scritto un libro che è stato tradotto anche in italiano da Feltrinelli, che si chiama Che cosa vuol dire essere scimpanzé al 98,5%. Ed è questo è un bel libro perché vi spiega come in quell'1,5%... Beh, ci deve essere qualcosa di molto importante. Eh, probabilmente ci sono dei geni regolatori. Per chi sa cosa sono i geni regolatori, ovviamente, sono quelli che regolano, sono un po' i direttori d'orchestra di tutto il materiale genetico. E, e questi geni regolatori effettivamente hanno fatto una differenza tale per cui gli scimpanzé stanno ancora a casa, cioè nella foresta, dove stavamo anche noi a quell'epoca. Mentre i nostri antenati prima e poi il genere Homo, infine Homo sapiens, è ben, si è ben allontanato dalla casa del padre, eh, cioè dalla foresta, e ha conquistato l'intero pianeta. E, e tra l'altro non ho mai visto degli scimpanzé che in una sala da loro stessi costruita si raccontino la loro storia fino a risalire a milioni di anni fa, usando tra l'altro dei dispositivi tecnologici. Insomma, effettivamente tra noi gli scimpanzé ci sono delle differenze, questo è vero. Però ehm, non dimentichiamoci che la differenza genetica è piccola. E i genetisti, eh, sulla base delle differenze genetiche, sono anche capaci ormai, da decenni, di fare un giochetto che si chiama orologio molecolare. Non è un giochetto, è un algoritmo che mette in relazione la distanza genetica con il tempo trascorso dall'antenato comune. Cioè qui c'è lo scimpanzé, qui c'è l'uomo, la differenza la posso misurare in termini genetici e questo mi consente con un calcolo di arrivare a stimare quanto tempo fa è vissuto l'antenato comune. E sapete che numero viene fuori? Viene fuori circa 6 milioni di anni. Esattamente quello che vedete qui, non è un caso che proprio intorno a 6 milioni di anni noi abbiamo nella documentazione fossile i primi bipedi, cioè prime creature scimiesche ma bipedi. Perché quelle che avete davanti agli occhi già da 5-10 minuti sono tutte barrette che rappresentano nel tempo. Specie estinte legate alla nostra storia. Ci sono specie del genere Homo, queste blu, del genere Australopithecus, queste con la A davanti, queste arancioni, eh, specie del genere Paranthropus, queste con la P davanti, specie più arcaiche ancora con vari nomi. La documentazione fossile si organizza in questo modo. Eh, raccontandoci eh, su basi morfologiche eh, su basi geografiche su... purtroppo non su basi genetiche perché siamo in grado di estrarre il DNA soltanto dei, degli ultimi arrivati sapiens, neandertal, qualcosa qui in cima degli edelbergensis ma mh, più indietro nel tempo il DNA non, non, non ce l'abbiamo non si riesce a mantenere, a conservare per così tanto tempo e anche per, per forme relativamente recenti, come non so, i Neandertal o noi o gli ultimi Edelbergensis, il DNA si trova a patto che i resti fossili da cui vogliamo estrarre il DNA si siano conservati in territori, in latitudini molto settentrionali, dove fa freddo e dove il DNA si conserva bene. È come se fosse rimasto in frigorifero per tutto questo tempo. Quindi purtroppo per tutta questa storia non abbiamo il DNA, però abbiamo una quantità di evidenze fossili che ci raccontano questa storia. Noi paleontologi, eh, di solito sulla base della morfologia di questi fossili e di altre considerazioni diciamo più ecogeografiche, eh, riusciamo a identificare delle affinità tanto da ricostruire l'esistenza di una specie. Sono ipotesi di lavoro. Eh, che ci dicono che, so, guardate per esempio qui, tra 4 milioni e circa 3 milioni di anni fa è esistita questa specie che chiamiamo Australopithecus afarensis. La conoscete sicuramente perché è la specie della famosissima Lucy, no? quel fossile scoperto in Etiopia nel 1974 che è un po' un'icona della paleoantropologia. E non c'è solo l'usi, ci sono molti altri fossili che hanno affinità tra loro tali da poterli considerare tutti appartenenti a una stessa specie e poi i metodi di datazione che abbiamo ci consentono di stimare per quanto tempo questa specie è esistita e dove è esistita dai fossili che scopriamo. E così è costruito questo grafico, cioè mettendo insieme tutti i dati che abbiamo sulla base della documentazione fossile ti posso chiedere per favore un goccio d'acqua tutti i fossili che abbiamo sulla ba ehm, ci consentono di raccontare questa storia fatta di barrette fatte di tante specie estinte che si mettono in rapporto tra loro io volutamente qui non vi ho fatto un albero filogenetico perché ogni albero filogenetico alla fine è un'interpretazione anche a volte un po Forzata, o comunque insomma ipotetica del ma, ma qua, qua, qua le barrette sono semplicemente disposte nel tempo in base a, alle datazioni che abbiamo, è un'operazione più difficile del previsto. No, abbiamo problemi di previsività. questo è veramente uno scarto evolutivo. Tutto uno scimpanzé avrebbe fatto meglio. <ride> Grazie mille. In realtà uno scienziato forse non ci riuscirebbe nemmeno perché gli scienziati hanno il pollice relativamente corto e le altre dita molto più lunghe, per cui una penna la prendono così ed è difficile scrivere così. Vabbè, ehm, ma diciamo che non gli verrebbe neanche in mente di scrivere, per cui il problema non si pone. Allora, ehm, ricostruzione di questo grafico, dicevo eh, che esso è basato su eh, semplicemente la cronologia dei fossili raggruppati in specie e poi da destra verso sinistra semplicemente l'affinità con Homo sapiens, cioè tanto più ho messo verso destra queste barrette tanto più sono vicini a noi morfologicamente, i neanderthal forse sono i più simili a noi, eh, forse ancora un pochino di più ultimi Edelbergenses, quindi forse Edelbergenses andrebbe messo qui, ma insomma a parte questi dettagli diciamo che di tutto questo grafico i più diversi da noi sono quelli che stanno più a sinistra e, e anche semplicemente così, cioè distribuendo nel tempo le barrette e per affinità con Homo sapiens le stesse barrette vedete che si disegna un albero, un albero che ha una grande biforcazione in un momento cruciale di cui parleremo tra un attimo, che è questo: intorno tra i due e i tre milioni di anni, dove c'è questa grande divaricazione eh, evolutiva. E una ancora più grande divaricazione evolutiva, ma che qui non è disegnata, è rappresentata dalla separazione tra tutta questa storia e la storia degli scimpanzé che se ne rimangono in foresta a partire da circa 6 milioni di anni. Ora io questa immagine ve l'ho portata in questo momento della narrazione che vi volevo fare perché mh, vi volevo anche dire quanto eh, la storia di cui parlavamo all'inizio, cioè la comparsa di Homo sapiens e la sua successiva diffusione geografica, coincide con l'esistenza, vedete se voi tirate una linea qua in orizzontale, con l'esistenza di altre specie. Quando la specie Homo sapiens è comparsa sulla terra, quei 200.000 anni fa in Africa e poi ha cominciato a diffondersi, tracimando anche da fuori dell'Africa, diffondendosi in Eurasia. Sai? Non eravamo soli sul pianeta. C'erano altre specie umane a giro, come dicono i toscani. C'erano i Neanderthal, per esempio in Europa, in Vicino Oriente, in Siberia. Abbiamo scoperto da una decina d'anni che in Asia centrale c'erano i cosiddetti Denisoviani, forse qualcuno di voi ha sentito questo nome, che non è ancora un nome in latino, perché è una specie che abbiamo conosciuto soltanto dal DNA. Alcuni frammenti di osso, ma minuti che morfologicamente non avrebbero detto nulla. Invece hanno restituito una grandissima quantità di DNA e sulla base del DNA è stato possibile identificare una umanità che ancora era sconosciuta, un'umanità estinta, che intorno a 40.000 anni fa ancora si aggirava in Asia continentale quando arrivano i primi sapiens che si stanno diffondendo anche da quelle parti. Ma a quei tempi, diciamo intorno a 100.000 anni dal, present 100 anni dal presente, c'erano anche forse gli ultimi Homo erectus, c'erano certamente gli Homo floresiensis, che era una forma umana particolarissima, piccola di statura, ancora con una morfologia che ricorda forme molto più antiche e più arcaiche, in un'isoletta sperduta tra l'Indonesia e l'Australia. Dove le prime popolazioni di questa specie probabilmente erano arrivate per ventura, per caso, per un incidente eh, ambientale e poi non erano mai tornate più indietro. Quindi si erano adattate in quell'isola e per forse un milione, forse anche un milione e mezzo, forse anche due milioni di anni hanno seguito una loro storia isolata, separata da tutte le storie evolutive che avvenivano nelle grandi masse continentali. E quindi ecco, quando Homo sapiens compare non è solo sulla Terra, ci sono tante altre specie, 4, 5 ne contiamo, e, e poi siamo rimasti soli. Siamo rimasti soli, noi riteniamo per un motivo ehm, che gli ecologi chiamano di esclusione competitiva è un termine tecnico che significa che in natura non possono esistere due specie che occupino la stessa nicchia ecologica, cioè che facciano le stesse cose in natura, vivono nello stesso modo, mangiano lo stesso cibo, non possono esistere due specie in natura che occupino la stessa nicchia ecologica in simpatria, cioè nello stesso posto. No? Due forme di vita che fanno le stesse cose nell'ambiente, che vivono nello stesso modo, possono esistere se stanno in posti diversi, ma nel momento in cui entrano in contatto, una esclude l'altra. Ed è questa è un po' la nostra colpa storica. Noi, Homo sapiens, abbiamo estinto, in qualche modo, i Neanderthal, i Venisoviani, gli ultimi Homo Erectus, gli ultimi Edelbergensis, gli Homo Floresiensis forse Omona-Ledi, non è colpa nostra, nel senso che non sono state delle guerre, non è stato un genocidio, ma è stata un'esclusione competitiva, cioè eravamo più abili nel sopravvivere. Quella grande testa rotonda non solo produceva idee, non solo produceva monili o arte rupestre, ma produceva anche una capacità di adattarsi all'ambiente, quel po' più efficiente che faceva la differenza. Ed effettivamente non sembra di esagerare quando si dice appunto che nel momento in cui Homo sapiens si espande gli altri si estinguono. Non, è stato, non sono stati fenomeni rapidi. Non, non paragonatelo ai genocidi che Homo sapiens pure ha commesso. Per esempio noi occidentali quando siamo andati in America abbiamo fatto un disastro. E, non è così la storia, non è una roba di secoli o di decenni, è una storia di millenni. Quando i sapiens arrivano in Europa, per 5.000 anni coesistono popolazioni di cacciatori raccoglitori sapiens con popolazioni di cacciatori raccoglitori neandertani. Occupano la stessa zona, eh, si intrecciano, si incontrano, forse si incrociano, ma... Una delle due è come una fiamma che si ravviva e le altre sono come tante fiammelle che pian piano si estinguono. È un fatto proprio demografico, eh, in un ambiente molto difficile, qual è stato quello del confronto tra i Neanderthal e i Sapiens, un ambiente glaciale, dove i Neanderthal probabilmente avevano anche delle difficoltà eh, ad affrontare queste difficoltà ambientali, no? queste, queste avversità ambientali. Mm. Ce lo dicono tutta una serie di elementi. E quando arrivano i sapiens c'è una variabile di troppo nell'ambiente, cioè già, già l'ambiente è difficile, già la sopravvivenza è pregiudicata da, dal freddo, da, dalla scarsità di selvaggina, dalla scarsità di cibo vegetale, e in più c'è qualcun altro che quel poco di cibo che c'è, lo ottiene prima, eh, lo, lo sottrae, diciamo così. E quindi, appunto. Eh, credo che come metafora funzioni abbastanza bene l'idea che le popolazioni di Homo sapiens sono come delle fiammelle che si accendono sempre di più fino a diventare un incendio e le fiammelle delle popolazioni neanderthal si asciugano, si asciugano, si asciugano e poi si spengono. E così è probabile che sia andata questa storia in, per tante specie umane che c'erano all'epoca. Eh, non solo i Neandertal ma anche i Denisoviani, ma anche gli ultimi Edelbergensis, eccetera. Ora eh, sappiamo dal DNA, dal DNA eh, estratto dai fossili, che i Neanderthal avevano, i Neandertal, per fare un esempio di una specie estinta, avevano un DNA molto simile al nostro. Pensate che se uno scimpanzé ha il DNA identico al nostro al 98,5%, i uno, potrebbe entrare da lì e considerarsi uno di noi dal punto di vista genetico, tranne che però per una quantità di pezzetti di genoma in cui, soprattutto in certe parti del genoma significative dal punto di vista mh, di, di ciò che queste parti del genoma codificano, Uh, I Neanderthal erano diversi da noi. Un genetista, oggi i genetisti, sono in grado di sequenziare l'intero genoma o quasi dei Neandertal, così come dei Denisoviani, e riconoscere base azotata per base azotata, le differenze tra il loro genoma e il nostro. Sono piccole rispetto alla totalità del genoma, ma sono in posizioni molto significative. Bene. Guardando e riguardando il genoma dei Neanderthal e confrontandolo col nostro, si sono accorti che alcune parti del genoma dei Neanderthal ce l'abbiamo ancora noi. Conserviamo in una certa parte del genoma alcune frazioni di DNA neandertaliano che non possono essere che interpretati come il risultato di una ibridazione. E questa è stata una novità molto importante degli ultimi anni. Eh, per cui eh, adesso c'è anche un po' di frastornamento nella, nella comunità scientifica, oltre che nei cultori della materia, perché c'è qualcuno che diceva, ma allora le specie non esistono, se Sapiens e Neanderthal si ibridavano erano la stessa specie. Eh, in realtà non si trascura eh, il fatto che due specie diverse si possono ibridare. abbiamo tutti in mente l'asino e il cavallo, no? che ibridando si danno il mulo, ma il mulo è sterile. Qua invece, se in noi è rimasto un po' di DNA neandertaliano, gli ibridi dovevano essere fertili, tanto da mantenere nella generazione successiva quelle quote minute di DNA neandertaliano. Ma allargando l'orizzonte, non ci sono soltanto il cavallo e l'asino. Se voi andate su Google e fate una ricerca e cercate ibridazione interspecifica, cioè tra specie diverse, scoprite che ce n'è una quantità incredibile. Per esempio tra i delfini ci sono delle ibridazioni interspecifiche, addirittura intergeneriche, cioè come se noi ci potessimo ibridare con gli scimpanzé. Questo accade tra i delfini. Eh, oppure, non so, la tigre e il leone. In natura non si ibridano perché... Le tigri, sapete, vivono in Asia, i leoni quasi tutti vivono in Africa. Quindi so, non sono simpatrici, come Sapiens e Neanderthal sono diventati a un certo punto, ma sono allopatrici, vivono in zone diverse, quindi non si incrociano semplicemente perché non si incontrano. Ma negli zoo esiste la ligre, che è l'ibrido tra la tigre e il leone. E non mi ricordo come si chiama l'inverso. cioè cambiando i sessi nei due partner. Quindi esistono gli ibridi fertili tra forme di vita apparentemente molto diverse. Insomma, sì, certo, due grandi felini tutti e due, ma quello Uno è a strisce, quell'altro con la criniera, insomma, cioè, sono, sono apparentemente molto diversi, eppure si ibridano, ma così non sono i babbuini. Eh, noi ovviamente occupandoci di esseri umani ci occupiamo anche molto di primati, sappiamo bene... Che altre specie di primati tendono a ibridarsi tra loro. I babuini, ci cioè sono varie specie in Africa e, e hanno delle aree di sovrapposizione geografica. E quelle sono delle aree ibride, così si chiamano, cioè delle aree dove questi si incrociano, babuini di specie diverse, e gli ibridi rimangono però soprattutto in quell'area, confinati in quell'area ibrida, appunto, e le due specie rimangono separate. Quindi quello che ci hanno insegnato a scuola è vero, di solito è così, eh, la specie è un isolato genetico che non si incrocia con altri isolati genetici, cioè altre specie, ma ha mille eccezioni. E, e questa è una. Quella tra Sapiens e Neanderthal o tra Sapiens e Denisoviani è un bellissimo esempio di ibridazione interspecifica. Le due specie sono rimaste separate, ma in certi momenti e in certe aree geografiche si sono un po' ibridate, quelle che io chiamo delle scappatelle, cioè delle ibridazioni tra appunto specie diverse che hanno lasciato in noi eh, qualcosa di loro. Quindi è come dire che i Neanderthal non si sono estinti proprio del tutto, ci hanno lasciato dentro di noi qualcosa di loro e mh, Non è sempre qualcosa di utile, eh? nel senso che a volte a, a, oddio scusate, ho fatto un errore. E, mh, queste scappatelle eh, hanno comportato anche delle parti di genoma nostro eh, che sono problematiche. Per esempio si pensa che alcune malattie autoimmuni abbiano a che fare con, la, con la presenza di questo DNA eh, neandertaliano. Però si, si parla anche di caratteristiche che sono, si sono rivelate utili all'epoca, per esempio la capacità di adattarsi al freddo eh, sembra in qualche modo acquisita da queste ibridazioni con i Neanderthal. Quanto tempo avevamo pensato di trattenerci? Allora, io lo ascolterei ancora per 3 o 4 ore però <ride> e diciamo che 1845 potrebbe essere un punto No ma perché c'era quella e poi apriamo ah, ok, sì. allora quindi abbiamo ancora una decina di minuti. Decina di minuti Benissimo. Poi Perché poi in realtà eh, parlando di queste cose mh, abbiamo utilizzato soltanto una piccola parte delle slide che io avevo pensato di farvi vedere. Qua siamo credo alla quinta, ce ne ho 25. Non, 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 le, vorrei, non le vorrei scorrere nei, nei prossimi eh, dieci minuti tutte o meglio, ehm, saltiamo un po' di passaggi, il vecchio caro Darwin e tutto il resto, e un po' qua c'era una storia di come siamo arrivati a sapere tutto quello che sappiamo, qua torniamo in Africa. Ecco, io vorrei spendere due parole ancora per parlare di un aspetto che è molto più antico delle storie che vi ho raccontato fino adesso e che però è stato il primo passo, è proprio il caso di dirlo, fondamentale, altrimenti senza il quale non, non ci sarebbe stato il seguito della storia. Ed è l'acquisizione del bipedismo. Eh, se le specie, diciamo che sono in alto, di cui abbiamo parlato adesso, insomma, gli, gli ultimi Homo, erano delle creature ormai con un grande cervello, lo erano anche perché molto tempo prima, ai tempi di Lusi o anche prima, eh, i nostri antenati acquisirono questa caratteristica eh, molto particolare. È davvero molto particolare. Il bipedismo è una, un, è una, una bizzarria della natura. E provate a pensare a un altro mammifero bipede, i canguri. Diciamo. In realtà eh, la maggior parte dei mammiferi sono quadrupedi, a parte vabbè, quelli che sono tornati a vivere nel mare, allora lì provo un'altra storia, no? E, e il quadrupedismo è evidentemente insomma, un modello locomotorio più, più efficace, più efficiente. Insomma, anche, tutti i primati sono tendenzialmente quadrupedi, in vario modo, insomma, no? però nei primati si sono. Eh, per esempio, è venuta a creare delle asimmetrie corporee. Per esempio, non so, penso, non so se qualcuno di voi ha in mente i gibboni, sono degli animali cosiddetti brachiatori, sono delle scimmie antropomorfe di piccola taglia eh, che si muovono a forza di braccia, si chiama brachiazione, appunto. E quindi sono, è una locomozione in sospensione, per cui anche loro sono abbastanza eretti come noi, ma non perché camminano su due piedi, anche se a tratti lo possono pure fare, ma perché soprattutto sono in sospensione sugli alberi. La creatura che avete davanti agli occhi sembra essere un discendente di questi animali che vivono eh, muovendosi con le braccia, perché vedete che arti lunghi che ha, superiori, che lunghe braccia che ha e che lunghe dita che ha. Sembra la storia di Cappuccetto Rosso, che lunghe dita che hai. <ride> e... e questo denuncia il fatto che questa creatura probabilmente discende da dei brachiatori. Ma in fondo, discendono da brachiatori anche gli scimpanzai gorilla. Gli scimpanzai gorilla sono discendenti di brachiatori, come denunciano le loro lunghe braccia. E le loro lunghe dita, delle mani, e come denuncia il loro modello di locomozione, che è chiamato in inglese knuckle walking, cioè la locomozione sulle nocche. Sapete che i e i Gibboni non sono quadrupedi puri. Un quadrupede puro, tra i primati, è un babbuino che cammina a quattro zampe sul terreno e ha tutta una serie di caratteristiche coerenti con questo quadrupedismo. Infatti, assomiglia un po' a dei cani. No? Nel senso che hanno i quattro arti più o meno lunghi, uguali, la coda relativamente corta, le dita corte, eh, eccetera. Qua siamo il, con gli scimpanzé, con i gorilla, con gli orangutang anche. Siamo di fronte invece a una situazione completamente diversa. Cioè, uno scimpanzé, un gorilla, poi non ne parliamo nemmeno, sono animali di grossa taglia, quindi non possono volteggiare tra i rami, si spezzano i rami, ma hanno mantenuto dell'antenato queste lunghe braccia e quindi loro camminano con delle lunghe braccia e delle gambe relativamente corte. Quindi la loro schiena non è orizzontale, ma è fortemente inclinata verso, sono clinogradi si dice, e hanno delle gambe posteriori corte e delle, gambe, delle braccia molto lunghe e poi con le nocche che appoggiano sul terreno camminano così. È un modello di locomozione derivato dal fatto che loro discendono da dei brachiatori, cioè da animali con le braccia molto lunghe e con delle dita molto lunghe. Anche la creatura che avete davanti agli occhi denuncia questa origine, cioè anch'esso ha le gambe relativamente corte e relativamente gracili e delle braccia lunghissime, delle dita lunghissime, ma non ha il bacino. Questo è il bacino ricostruito con le nuove tecniche che abbiamo oggi a disposizione basate su eh, sofisticate diciamo, elaborazioni di immagini radiografiche. Ha ah, un bacino di un, come il nostro. E da questo noi pensiamo che questa creatura fosse bipede. Ma era un bipede veramente strano, guardate qua sotto aveva addirittura l'alluce prensile, cioè come quasi tutti gli altri primati aveva la prensilità alle mani superiori ma anche alle mani inferiori, ma il bacino è quello di un bipede. Chi è questo, questa creatura? Questa è una creatura estinta di cui conosciamo questo bellissimo scheletro che vedete qui sulla copertina di Science e poi ricostruito in questa maniera. Eh, questo è un articolo del 2009, è un articolo, un intero fascicolo della più importante rivista scientifica al mondo insieme a Nature, interamente dedicato a questa scoperta paleoantropologica, proprio perché è importantissima, è eh? una, una creatura vissuta 4 milioni e 400 mila anni fa, quindi più di 4 milioni di anni fa. Pensate che Lucy, la famosa Lucy, ha 3 milioni e 200 mila. Quindi qua siamo un milione d'anni prima e con queste nuove tecniche siamo riusciti a ricostruire il cranio, il bacino, le mani, i piedi, tutto e viene fuori questo ritratto di un essere che è stato chiamato Ardipithecus, non Australopithecus, ma Ardipithecus Ramidus, due parole che vengono dalla lingua afar perché... Questo reperto è stato scoperto nel territorio degli Afar, cioè in Etiopia, e, e vuol dire più o meno scimmia eh, che vive sul terreno e che è alle radici dell'evoluzione umana. E, e questo Ardipithecus ramidus è, è veramente forse la creatura o una delle creature, nel nostro grafico, si trova qua ma ce ne sono alcuni ancora più antichi, eh, una delle prime creature è bipedi. E che fosse bipede l'abbiamo capito dal bacino, perché guardate che differenza incredibile c'è tra il bacino di una scimmia antropomorfa e il bacino di un essere umano. Eh, la differenza è tutta ha come conseguenza il fatto che noi siamo bipedi efficienti mentre uno scimpanzé che pure può camminare su due gambe lo fa barcollando in maniera del tutto inefficiente. Perché non è il suo modello di locomozione, il suo modello di locomozione è il knuckle walking, cioè la, la, la camminata sulle nocche. Perché il bacino cambia soprattutto, cambia un po' tutto lo scheletro, ma il bacino soprattutto cambia? Perché noi abbiamo questo bacino così, diciamo, avvolgente? Spostato anche lateralmente, le ali dell'ileo del bacino di uno scimpanzé. Di potremmo dire tutti gli altri primati, sono piatte, mentre le nostre sono spostate anche di lato: perché? Perché i muscoli glutei, che in loro hanno una funzione esclusivamente propulsiva, nel caso nostro, due su tre si sono spostati di lato. Andandosi proprio a inserire in questa parte laterale del, dell'ala dell'idea. E questa migrazione, se così la vogliamo chiamare, laterale di due muscoli glutei su tre è ciò che ci consente l'equilibrio nella falcata, che ci consente il bipedismo. Non potremmo essere bipedi se non avessimo questo bacino così ampio e questi. Ampio per quanto riguarda le ali delle Purtroppo invece il canale pelvico si è andato stringendo, dico purtroppo perché ha delle conseguenze. E... Vedete, questo, questa è l'ala delle di uno scimpanzé, piatta, con un'inserzione muscolare per dei muscoli glutei che stanno tutti dietro e servono soltanto per mandare in avanti, mentre qua. Appunto c'è questa componente laterale. Ora, se riguardiamo l'immagine di prima, scopriamo che, appunto, sono proprio le ali dell'ilio che fanno la differenza e che danno a questa creatura una caratteristica tipicamente da bipede. Ed è così che, insomma, abbiamo capito che il bipedismo è importante e il bipedismo ha portato con sé anche cambiamenti importanti nella dentatura, ma di questo non abbiamo tempo di parlare. E. E torniamo un attimo a, a una grande diffusione geografica che è avvenuta molto prima di quella di Homo sapiens. È proprio con la comparsa stessa del genere Homo, vi ricordate quelle barrette blu che abbiamo visto sulla destra, che questa tendenza a diffondersi geograficamente si imposta. Eh, quella che avete davanti agli occhi non è la diffusione di Homo sapiens, di cui abbiamo parlato per un quarto d'ora e venti minuti all'inizio questa è la diffusione dei primi Homo due milioni di anni fa e vedete come è simile a, alla nostra a parte il fatto che loro non arrivarono mai né in Australia né in America e perché? perché questo è proprio veramente un motivo ricorrente nell'evoluzione umana è qualcosa che farà Homo sapiens molto tempo dopo ma che hanno fatto varie volte tutte le specie del genere Homo e difatti la Storia del genere Homo, questa è l'ultima slide che vi mostro. Può essere rappresentata così: non ci bastano più quelle barrette che abbiamo visto prima per raccontarla, ma abbiamo bisogno di mettere il grafico in orizzontale. Eh, questi sono gli ultimi due milioni di anni che vi scorrono da sinistra verso destra, e queste sono le stesse barrette che abbiamo visto in verticale, ma distribuite per aree geografiche. E allora, distribuendole per aree geografiche, ci rendiamo conto di come tutta la storia del genere Homo, e veniamo al titolo, diciamo, di questa chiacchierata di stasera, è stata una storia di diffusioni geografiche. Ce ne sono state almeno tre di gigantesche diffusioni geografiche. Una è quella di cui abbiamo parlato tanto all'inizio, cioè la comparsa di Homo sapiens e la sua rapida, relativamente rapida diffusione geografica. Talmente rapida che qui l'ho dovuta rappresentare con questo grande triangolo arancione. Ma ce ne sono state altre prima, una intorno almeno a un milione di anni fa, che è quella che porta in giro per l'Eurasia eh, e in Africa, ovviamente, la specie che si chiama Homo heidelbergensis. Forse pochi di voi hanno sentito questo nome. Ma cercate di ricordarvelo perché è molto importante, nel senso che Homo delbergensis è la specie ancestrale ai Neanderthal, a noi Homo sapiens, ai Denisoviani. Mentre ancora, vedete, mentre questo Homo delbergensis si diffonde geograficamente, ancora esistono i figli di una precedente diffusione geografica, che è quella in blu dei primi Homo che di cui abbiamo visto no, la storia in questo, in, questo, in questo pannello. Quindi ecco, possiamo veramente raccontare l'evoluzione del genere Homo come una successione di diffusioni geografiche. Stasera ci siamo concentrati su, solo su, su quella di Homo Sapiens, ma eh, veramente ciascuna di queste potrebbe meritare un racconto perché ne sappiamo abbastanza da raccontare la diffusione geografica dei primi Homo e quella che ha portato in quell'isoletta. Remota tra l'Indonesia e, e, e l'Australia a formarsi questa specie particolarissima che abbiamo citato prima di Homo Floresiensis, ma è anche quella che ha portato i primi abitanti d'Europa, eh, probabilmente destinati all'estinzione, seguiti da un nuovo popolamento, che è quello degli Edelbergensis, che a loro volta sono gli antenati dei Neanderthal. Così come gli Edelbergensis africani sono gli antenati di Homo Sapiens. E così come gli Eidelberghensis asiatici probabilmente sono gli antenati di questi ancora misteriosi Denisoviani che conosciamo quasi esclusivamente dal loro DNA, rimasto in alcuni frammenti d'osso. E io con queste slide torno a un'immagine che abbiamo visto all'inizio e vi ringrazio per l'attenzione.